Le prime parole, forse, sono servite per descrivere la natura. Successivamente, per analogia, le stesse parole sono state usate per spiegare le complessità costruite dall'uomo. Il sistema finanziario è uguale ad un immenso sistema idraulico di captazione e conservazione delle acque. Questo sistema idraulico trasporta la liquidità, la sostanza economica primaria. I terreni irrigati da essa diventano fertili, ma la sua mancanza porta alla siccità, alla desertificazione, alla povertà. E come in natura, troppa liquidità incontrollata causa devastanti alluvioni. Pronto? Ok, vai. Vado? Ok, liquidità quindi ha a che fare con denaro e... Liquidità in questo periodo, soldi liquidi. Quindi possibilità di avere una certa quantità di banconote in un portafogli? Soldi, denaro, disponibilità. Beh, sì, liquidità generalmente si intende quello, la possibilità di avere denaro liquido, si dice pure denaro liquido a disposizione invece che usare bancomat, carte di credito, eccetera. Disponibilità di denaro, l'acqua. Beh, liquidare, cioè tipo mi viene in mente, si possono fare dei tagli anche. Possiamo pensare che il concetto di liquidità derivi dal concetto fisico. In fisica è liquido ciò che scorre velocemente, senza attriti o addirittura vischiosità. Il termine è molto usato nell'ambiente economico e soprattutto finanziario, e la liquidità in questo campo è definita come l'attitudine di un'attività patrimoniale ad essere trasformata in attività liquida, cioè moneta, senza che si verifichino perdite di denaro, ovvero di tempo. L'attività più liquida è chiaramente la moneta, ma poi seguono altre attività patrimoniali via via meno liquide, che sono i depositi bancari vincolati, che sono poi le obbligazioni, i titoli azionari. Al limite estremo poi ci sono altri beni patrimoniali che potrebbero essere le merci e alla fine i beni immobiliari, gli immobili. Sappiamo tutti per esperienza che occorre molto più tempo e molta più pazienza per acquistare o per vendere una casa che non altri beni. Chi ha sistemato i concetti in modo più coerente è stato il famoso economista John Maynard Keynes, un inglese, che nel 1936 disse che la liquidità è qualcosa che il proprietario dell'attività liquida cede in cambio di qualche cos'altro che si chiama interesse. Infatti è il fondatore della teoria moderna sull'interesse. Concetti collegati a quelli, alcuni li ho citati, altri no, sono appunto interesse, moneta, buoni del tesoro, titoli, azioni, obbligazioni e probabilmente ne dimentico qualcun altro.